ragazzi. Riprendete pure, ragazzi. Siete nell'Elysium, siete lì voi quattro. Continuate pure. Quanto okay, l'hai pagato tempo? Per 16 ore 40 minuti e 57 secondi. La parcella è di, e vi dico il numero, 3000 qualcosa, eccetera, eccetera. Forse dovrebbe pagarlo di più. No. No. È stato utile. Ho risolto. Hamilton. Ho praticamente risolto il caso, signor Hamilton. La prossima volta stiamo... Ha fatto tutto. Secondo me dovrei pagarlo di più. Boh, così. Io avevo chiesto 180 sterline allora, signore Hamilton. Hamilton, stai ben zitto. Stai ben zitto. Stare zitto, stai ben zitto. Mudo devi stare, mudo. Mudo, moltissimo. Mudo devi stare, capito, miei? Va bene. Starò zitto. Non ce la faccio. Se non sono più utile lo dico, vabbè. Quindi? Guarda il nostro, direi... guarda, già da ora sei inutile a prescindere. Quindi, direi, signor Temple, sì? Che possiamo seguire la sua pista. Credo proprio sia la linea di azione più adatta. Dovremmo tenere sotto controllo quel locale, non so esattamente quando sarà, so solo che sarà presto, signor Spencer. Mm. Il locale in che zona di Londra si trova? È su una delle curve del Tamigi. E ti do l'indirizzo. Via Abbey. Nella zona sud di Londra, appena oltre il Tamigi. Via Abbey al 115. No, la do io la via. Ah, è da me. Non inventare. Se mi permettete. Mi hai detto tu che dovevamo inventarcene perché non le sapevi. Se mi permettete, potrei. Luxford Street. Potrei aiutare in questa frangente se fosse possibile. In quale frangente sta parlando, signor Hamilton? Io non questo, trovo la mia matita. Questo frangente. Se siamo vicino al Tamigi, ci saranno magari delle insenature. Lì magari potrò contattare un paio di, anche forse più di un paio di animali della zona e magari farci aiutare e farci avvisare quando e se dovesse succedere qualche strano fatto. Io potrei sempre tentare utilizzando magari i pipistrelli della zona, o riusciamo magari a contattarli velocemente tramite i miei che sono a casa mia. Io potrei sempre tentare di connettermi alle telecamere di sicurezza della zona. Certo, sono molto più veloci, ma metta caso che salta la corrente, almeno abbiamo una possibilità in più. Io suppongo che tutte e due le strade siano una mossa giusta a percorrere. Esatto. Agiremo appunto su due vie. Perfetto. Bene, signor Hamilton, signor Temple, complimenti. Signor Rourke, come se la passa? Io abbastanza bene. Cosa ha fatto in queste notti? Ho ammazzato il tempo. Ero rotto ossa, il solito. Una noia. Potrebbe riempire questa noia aiutandoci. Beh, credo che nel momento in cui ci sarà l'attentato il signor Rourke sarà più che utile. Appunto. Certo. Ci può seguire tranquillamente ovviamente. Se vuole, come l'altra sera. Sì. Bene. Però sa com'è. Nasdaq si alza, il Dow Jones si abbassa. No, il Nasdaq è sceso, il Dow Jones è salito, signor Rourke. Ecco quello che ha detto lui, ha sentito. È successo questo, sa, la pecunia sale, la pecunia scende, c'è, non c'è. Non credo che le pecunie siano quotate in borsa, signor Rourke. Finalmente uno che parla la mia lingua. La prego di attenersi a discorsi che sono consoni al suo ruolo di tassista. Ma giustamente anche lui vorrà essere pagato, no? Signor Temple, abbiamo molto di cui parlare io e lei, vedo. Ha molti interessi in comune i miei. Forse vuole essere pagato anche lui. Io mi occupo di numeri, signor Spencer. E io di borsa. Vabbè. Fama breve, me dovete da dai dindi. Visto, l'ho detto io. Credo che un pagamento... È croato questo Jimmy Rourke, è proprio croato. L'isordia a fresca. Cos'è che vuole? Serve a fresca. Cos'è che vuole lei? Questo è un accento del sud della Croazia.
proprio opposta. Ma proprio molto sud della Croazia. È la parte romanus della Croazia. Credo che voglia i soldi. Vergogna. Sì, signor Urco, cos'è che ha detto che vuole lei? I sordi. I sterlings e sterlings, come cazzo si chiamano in inglese? Cash. Non so perché, per chi lui mi abbiate preso, ma non è che io un banco, faccio Matteo, donazioni a destra e a sinistra così a caso. Il tempo dei regali è finito. Beh, ora è mai iniziato, mezzo signor Spencer, io avviserei che dovrebbe pagare il signor Rourke se il signor Rourke decide di mettere la sua non vita sulla linea per questa azione. E a noi serve un combattente. Marco sa di cosa parla. È solo una questione di percentuali, signor Rourke. Con la sua presenza la percentuale di riuscita del nostro piano sale del circa del 15 o 17%. Infatti, come è giusto, cioè, ma detto lui, il tempo viene pagato, Rourke viene pagato. Mi sembra giusto. Ah, giusto, mi sembra giusto. Quindi provvederà lei, signor Hamilton, a pagare il signor Rourke. Io pago già il signor Temple. Va bene. Mi sono sempre anche piaciute le divisioni eque. Ma non io, tanto quello che costa di più mi sa che è l'altro. Vuole che le consigli una paga adatta, signor Hamilton? No, so già quanto pagare i servizi di questo signore qua. Mi avvicino. Subito fortemente, signor Hamilton. Aspetti un attimo, mi avvicino a lui. Quanto vuoi essere pagato? Quanto puoi pagarmi? Auspex 1, udito. Il malcaga spero che non ci senta. Io sento tutto, signora. Cazzo, me ne frega, quanto me lo puoi pagare? Tu quanto prendi allora? Tu non c'ho una tariffa oraria, io fai. Mi avvicino a Rourke e vi sbiglio. Suppongo che 80 sterline all'ora siano un prezzo adeguato per i suoi servigi. Ma posso parlare di trattativi, cioè non è che. Vabbè. Guarda, facciamo una cosa, qua tra il Nasdaq che sale, il Dow Jones che sta a paro, cioè, famo 100 all'ora e non se ne parla più. Facciamo 110, dai. Perché sì. Guarda, dato che mi stai proprio simpatica e te voglio proprio bene, famo 150 e passa la paura. Dai, 155. Dai, ok, perfetto. Va bene. A Temple sta tipo vibrando, sappiate. Temple tipo c'ha dei tic che neanche ti immagini. Signor Temple, tutto a posto. Ma perché si sta spostando? Detesto gli sprechi, signor Spencer. Non è uno spreco, perché anche se io do soldi a signore, signor Temple, lei sta pagando quasi il doppio i servigi di un uomo che ne vale la metà. Giusto, il doppio, sua, 160 signor Jamie, 160 le do, perché lei merita il doppio. Esatto. 160. Posso impiantare un'ossessione in Hamilton, per piacere? Luca si sta per suicidare, secondo me, ragazzi. No, aspetta, continuate, scusate. Dimmi. Ti posso dare un consiglio? Sì. Non fa mai affari con Cravattaro. Te lo dico, se non lo chi è Cravattaro? Perché siamo tutti e due con la cravatta. Io ho Papillon. Vabbè, con lui c'è Papillon, quindi è l'altro. Ho cambiato la cravatta. C'è un Papillon con gli orologi. Va bene. Papillon al centro, un orologio, e poi c'è il Papillon. Non mi faccio per prestare soldi a strozzi, tranquillo. Ho sentito lancio di Mensa 2. Su Hamilton, voglio impiantargli un'ossessione, ma devo pensare a quale. Why? Perché? Lo spreco di soldi. In mezzo all'Elysium ti faccio per esempio. È vero. Vieni un attimo fuori, prendiamo una boccata d'aria. Signor Hamilton, va bene, venga con me, venga. Aspetti un secondo, allora facciamo così. Allora, io do 160 buoni tutti quelli quanto vuole lei, però facciamo così. Anticipati ovviamente. Signor Hamilton, ora! Signor Hamilton, questo è più importante. Può finire la sua conversazione dopo. No, questo sta parlando di soldi, è ciccio, più importante di che. Aspettate, se volete mi strappo e mi divido in due. Però non posso fare. Quello sarebbe ragionevole, signor Hamilton.
No, 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 ragioniamo un cazzo. Dopo Jamie, che mi ha dato i soldi, te poi strappata, gli fa quello che ti pare, ma dopo che mi ha dato i soldi. Jamie, facciamo così. Te li do fuori i soldi, andiamo fuori intanto. Io vado al mio locale, ciao. Vuole parlarmi lui? In privato, scusa Milton. Cioè, ragazzi, ma da quanto state parlando per sta minchia? Ma perché voglio parlarmi in privato? Cosa ho fatto? Niente, signor Hamilton, mi segua, prego. Inizia ad uscire. Cosa succede? Ci vorranno soltanto 54 secondi, signor Hamilton, non si preoccupi. È un minuto, è tanto, sto discutendo. È meno di un minuto, signor Hamilton. 160 più 5 per il disturbo, vada pure. E allora, Ciccio? 160 all'ora, adesso stai per un'ora con me. È una cosa brutta da dire. Sì, scusa, è una di quelle cose zozze perché io non so dove. No, mi deve seguire, dobbiamo andare. Mi deve adesso mi dovrebbe portare alla curva del Tamigi là, così vado a fare quella cosa che devo fare. In un'ora credo che ce la facciamo. Sì, sì, finché io non devo fare niente con le cappe. Intanto esca e prepari la macchina, che arrivo. Quanto ci impiega 54 secondi, ed è? Tanto 160 ore faccio con tre clienti subito all'intervista. Ok, mi dica, signor Tempo. Siamo fuori, lontani, ci devo portare in un vicolino. Aspetta, se esco fuori. Tac. 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 Quello di prima. Mamma mia, che brutta cosa. Sei più brutto di prima. No, due ne vanno due via. Due successi. Un successo. 7 e 6. Due successi. Due successi. Ok, sono un mezzo brutto, non sono bellissimo, sono buono. Porto fuori in un vicolo appartato. Lo guardo e faccio: signor Hamilton, lei si rende conto che ha appena pagato quel brucia tassista quanto pagherebbe un flagello? Perché tu sei i prezzi dei flagelli. Se ne rende conto, è facilmente calcolabile, signor Hamilton, ci vuole poco. Lei sta sprecando tempo e denaro. Ma tu non l'hai fissato col tempo? Demenza 2. Ho fissato con i numeri. Ah, quei numeri. Sì, però secondo te. Demenza 2. Che... Pato, posso parlare? Fai demenza. Intanto io parlo. Però secondo te. No, devi dirmi cosa devo tirare. Sta buono, poi parlo. No, parlare. Se lei, Feroz, prende in considerazione il fatto che comunque, signor Rook, bisogna stimolarlo. Se lei le dà 160 una stimolazione giusta erano 80 sterline l'ora, signor Hamilton. No, perché se lei dice 80 sterline, una persona normale, poi lei pensa, dice 80 sterline, ok. Signor però Hamilton, se tu le dai siamo direttamente vampiri, il doppio, non siamo persone. Se tu le dai il doppio, la persona diventa si esalta, quindi dice, oh, devo lavorare meglio. Questo è il concetto. Però Jamie, ti senti in questo momento così, oh, devo lavorare meglio. Oh, devo lavorare. Signor Hamilton, credo che lei non abbia capito il tipo di persona con la quale sta parlando. Con la quale sta parlando. Persuasione più sotterfugio. E Naox mi deve dire percezione più self-control. Percezione per 2 più 3, 5. 4 più 2, 6. Aia. Ho fatto... Non si può pretendere tutto dalla vita. 1, 2, 3, 4, 5 successi. Motherfuckers. Con 2 10. No, Edo, io vedo 6 successi. Ah, anche il 5 è successo. Holy shit. Sei demente per sempre. Che cosa? Allora, la durata sarà di un anno. Inefficace. Ragazzi, la durata sarà di un anno. Ossessione per gli sprechi. In generale. Ok. E dopo William, che ha reso paranoico sugli sprechi il nostro povero Jonathan Hamilton. Ma non può spendere Will per resistere? Sono, no. Sono sei successi, spendili. No. Allora, ripeto, il manuale di Vampire ha delle piccole pecche. Le discipline mentali, almeno diverse discipline mentali, non si può resistere. E la cosa non ha senso.
Io potrei anche dirgli, ma sì, dai, il manuale ti dice se le regole non sono più. Io per esempio ti direi usa forza di volontà, ma cavolo, ha fatto 6 successi. Della quale 2 al 10, 1 al 9 e 1 all'8. Dovrebbe spendere almeno 4 punti di forza di volontà. Su, quanti ne hai in Aux? Forza di volontà, 3. Ecco. Hai solo 3 di forza di volontà? Secondo ragazzi, me... sono timido, altruista e martire. Quindi, nel senso, di base non può, ed è una delle pecche di Vampar, nel senso, alcune discipline sono imbloccabili e la cosa non ha senso. Come la volta scorsa Jamie, che si è subito il fatto che la sua ira praticamente è placata per giorni. In realtà non si può incazzare, e a questo giro si è anche ricordato che non si può incazzare. Cioè, per quello, io l'ho messo alla prova, per quello l'ho strainsultato prima. Cioè, ragazzi, vi rendete però conto di quanto sia potente le discipline mentali? E sono il nostro Jake Spencer non ha ancora usato incanto. Auspex. No. Ascendente. Come? Ascendente. Dente. Anche quella è un'altra. Demenza ascendente sono le due più barate. Come no? Perché io non la utilizzo così a destra o a sinistra. Non è a destra e sinistra, era giusto utilizzarla in questo momento su Hamilton. Non era giusto fare 6 successi, ma quello non è colpa mia. Ma è come mirare alla Croce Rossa, cioè, no, tu mi hai punto sul vivo. Dici, vieni con me. Sì. Tu mi hai punto sul vivo, ma anche Rourke ci potrebbe cascare un giorno di questi. Però alla fine gli sprechi. Però Rourke potrebbe fare così. Sprechi di soldi, di tempo, di cibo. Tu hai detto sprechi. Sprechi in generale. Puoi specificare lo spreco, Edo. Specificare lo spreco. No, un'ossessione per gli sprechi. No, vabbè, adesso tutto lo spreco del mondo, scusami. Ossessione per gli sprechi. Devono essere proprio sprechi. Tipo i 165 cosi a Rourke. Capito? Sì, ma sì, vabbè. Aspettare un'ora. Sì, ma voi avete idea dello spreco per... Cioè, lo spreco secondo Hamilton o spreco secondo coso? No, spreco secondo Hamilton. Ok. Non è spreco per lui. E quello è il senso. No, devi prendere quello che per te non era spreco e renderlo spreco. Nel senso, devi... Quindi è secondo lui. Attacca. Non così sennò... fiscale, perché sennò 2 secondi per te è uno spreco. Un'ora per te è uno spreco, capito? No, oh, beh. Sì. Daux ti ha fatto 6 successi in demenza. Sì, no, ma va bene, però è il 2 di demenza, ragazzi, non è il 6. Ma io ho 3 di demenza di base. Però devi interpretarlo. Ah, ok, è per capire esattamente. Allora, è comunque un'idea, una cosa interessante da giocare. Quindi non state andando dove tempo l'ha scoperto che avverrà l'attentato? Sì, stavamo andando là. In teoria sì, vorremmo andare lì. Sì. Ci possiamo andare? Adesso sì. Macchina. Oh, grazie. Andiamo. Penso che è 10:30, credo che sia meglio. E anche perché sono cortissimo. Sì, sì. Penso che sia meglio finirla qua con noi. Finiamola qui. La prossima volta almeno... Dopo questa sessione di passaggio che ci ha permesso di vedere un po' giocate di discipline particolari come demenza, combattimento, grazie a Spencer, l'utilizzo anche di trasformazione di gol. Grazie a Spencer, grazie a Jamie. La realizzazione di un gol fatta da Hamilton. E comunque il tentativo di utilizzare tutto quello che è possibile, le informazioni fatte da Spencer, che è l'unico che ha portato avanti un po' di interazione sociale con gli altri vampiri in città, abbiamo comunque dato una visuale anche. Ricordo ragazzi che Vampire comunque è un gioco da giocare con calma, nel senso, non è D&D, non c'è il dungeon, e quindi bisogna intraprendere il dungeon. Non è Hack and Slash. Esatto, quindi... Anche se vi può sembrare lenta come tempistiche, in realtà sta procedendo con il giusto tempo. A parte quest'ultima cosa sui soldi, che vabbè, sì, è stata una buona perdita di tempo, ma c'era William Temple e quindi per lui era importante. E quindi ovviamente ha caricato la cosa. Di base, Vampire ha comunque
a parte nelle situazioni più concitate, un tempo di svolgimento abbastanza calmo, rilassato. Perché? Perché i vampiri hanno tutto il tempo del mondo, quindi se la prendono con calma, fanno le cose con calma, fanno gli intrighi con calma, estrema calma. Quindi ovviamente ci sono lunghi momenti di preparazione per poi agire. Ed è un po' diverso da altri giochi che abbiamo fatto. D&D e Dungeon World sono giochi dove c'è un gruppo, deve entrare dentro la grotta, trovare il tesoro, e ovviamente è veloce, devono fare quello, non è che devono concentrarsi su altro. Sinerete ha la pressione dei non morti, quindi in realtà rende tutto un po' più veloce, perché i personaggi non hanno la sicurezza della loro persona. Quindi è un po' diverso. Spero che vi stia piacendo, ragazzi. Lo chiedo ai ragazzi di Dice Games Italia, così come sì, ci sta seguendo in chat. Non preoccupatevi, i video della seconda settimana verranno caricati. Scusate se non ho caricato le immagini questa settimana. Sono stato veramente impegnatissimo, però ce li ho qua da montare, li carico in 4 tranche da un'ora e vanno su. Scusate, ero al telefono. Comunque, non preoccupatevi, ragazzi, ci mettiamo in pari. Quindi buon nui. Non nulla. Due domande, due, ma poi proprio andiamo, perché dobbiamo dare i pixie. Oh, è vero. Via. Ce l'avevo con una zanzara. Allora, un pixie base, perché siete sopravvissuti. Beh, allora, no, aspetta. Jamie si è preso un pugno, lui è contuso. C'ha degli ematomi. Ma l'ho preso anch'io quando ho preso 3 aggravati l'ultima volta, il pixel per la sopravvivenza. Era anche più quella volta. Ok, quindi un pix a tutti, sicuramente, perché siete sopravvissuti. Io darei... Allora, purtroppo alcuni giocatori questo giro hanno ruolato di altri, ragazzi, e in realtà abbiamo fatto anche diverse giocate a questo giro molto tecniche, quindi poco ruolaggio e più tecnicismo. Io faccio questo, io faccio questo. Contate di sicuro un pix base di interpretazione per tutti. Mentre chiediamo anche alla chat: secondo voi quali dei giocatori meritano il secondo pix di interpretazione? Domandiamo, vediamo che cosa ne pensate. Kintaro continua a dire che Rexen dovrebbe parlare di più, partecipare di più. Aveva mal di gola, ragazzi. Ha mal di gola, ha detto all'inizio che non parlava tanto. Non ce la faceva parlare perché mal di gola. Domani a che ora? Domani sera, ragazzi, al solito orario, 8:30, sempre alle 8:30. Ah, domani c'è l'altro streaming di Cine Requiem per Regno di Osiride. L'ombra del... No, la porta degli dèi. E... saranno tante pigne in culo, ragazzi, perché è una one shot in Cine Requiem, io vado in brodo di giungere. Allora, William e Spencer, Temple. Quit lo merita di certo, e così anche Tia. Temple e Hamilton, Spencer, Jonathan, William, Temple. Beh, Edo sicuro. Quit e Naux. Allora, mi sembra comunque che di base tutti siete abbastanza indirizzati verso Quit e Hamilton. Quando sono uscito al personaggio, ragazzi, è perché avevo fatto superiore al tiro, Sì. Dovevo uscire dal personaggio per forza. Andava fatto. Ho fatto più 4 dello spirito di scolazione, 1000 volte. Sono d'accordo comunque con la chat, anche perché comunque purtroppo gli altri due, Rexen e Robin, hanno giocato più tecnicismo, appunto il combattimento, il ruolaggio, trovare le informazioni e tutto, che in effetti non gli ha permesso di interpretare cosa. Hanno giocato più di movimento di influenze o di discipline e comunque tiro di dado. Quindi... Ma io non ho tirato un dado. No, tu hai mosso di influenze, contattato, chiesto, fatto domande... Ok, ragazzi. I miei magheggi, cosa devo fare? 2 punti a Rexen e a Roby, 3 punti a Quit e a Naux. Tristi 5. Sono 9. Non vi darei.
Io ho imparato che gli umani sono fragili. Cattiva chat. No, non basta. Io ho imparato dove sarà il prossimo colpo. Cazzo. Quello era merito di una giocata, però. Nel senso... Allora ti arrigiro. Ho imparato che da solo riesco a fare il lavoro di quattro persone. Allora, in realtà, allora, io vi sto tenendo uniti, quindi vedete. Tu ti stai tenendo? Io vi sto tenendo uniti. Io ho imparato che i soldi non fanno la felicità, ma sono lo spreco. Spencer prende un punto. Prende un punto in più perché comunque ha imparato qualcosa. Quanto meno ha chiesto spazzone anarchico come contattarlo. Ho avuto delle informazioni. E quelle tramite giocata. Adesso ti mordo. Quindi, mordimi, sono un po' lontano. Anche qui 4 punti in totale, quindi si prende anche 4 punti in totale. Ma vado in squadra 6, ne avevo altri 2. Ah, ok. E basta. Io ho scoperto che le leggende su come si fanno i gol pistrelli possono avere quel paese. No, perché no, scusa, si fanno i gol così, è uscito un vampiro gigantesco. Che cos'è? Ho scoperto come si fa un gol, non ce l'avevo prima. Jamie, mi dispiace, ma la gola, il mal di gola stasera ti ha bloccato parecchio, Alex. No, ma te l'ho detto, ma sai che oggi c'ho pure la febbre, quindi sto proprio disintegrato al massimo. Quindi proprio... perché c'è gente che scrive Price di Sabaku? Perché vogliono Sabaku no Maiko. Vogliono Sabaku in streaming. Dovremmo pensare a un modo per infilarlo. Faremo tipo una one shot con un paio di tizi famosi, forse. Una cosa del genere. Io ho un'idea. Io la butto a Luca. Geiger Counter. Scusa? Geiger Counter. Cercatelo su Google. Geiger Counter. Il contatore Geiger? No. Sì, è un gioco di ruolo. Ok. E? Sì, ma i porno? No. Che cazzo cerchi su internet? No, ci ho giocato, è carino. È proprio stupido come gioco. A me mi trova contatori Geiger. Anche a me? No, è GDR, dovrebbe trovarlo. GDR... in italiano, gente che gioca. Geiger Counter. Ma che di che parla? Fammi in pratica fa sì che tutti siano master a giro. Oh, è tipo un gioco così. Tu crei giochi, la storia quindi. Uno a testa. Ma dobbiamo... Quello va giocato tra di noi. Senza tiri di dado, senza niente, tutto interpretazione. Quello va giocato tra di noi, secondo me. Beh, allora, ragazzi, il gioco di ruolo potrebbe... Alla fine può essere qualsiasi cosa. Potrebbe essere, appunto, anche solo discutere e inventare sul momento. Come, tra l'altro, ho detto in uno degli ultimi vlog, è successo a volte. C'è anche successo a volte, proprio giocare così, a muzzo. Senza regole, senza altro. E l'ultima volta, tra l'altro, era master Andrea Guardino. Siamo finiti in un'isola, ma noi proprio, no, noi come persone, eravamo diventati personaggi, su un'isola dei tropici, piena di nazisti, con mostri genetici e salti nel tempo. GG. Yeah. Dei coglioni. E c'ero io, Luca Bellini, con una pentola in testa e un MP40 in mano. che andavo in giro. In questo caso potrò mettere Sabaku no Maiko in mezzo e poi fare tutto così. Non lo so, ragazzi, ci si pensa, ci penseremo, dai, qualcosa ci vedremo. Già avevamo un'altra mezza idea di un'altra persona da invitare, visto che sta realizzando un gioco di ruolo. Yes. E però... dobbiamo valutare tutte le cose, ragazzi, con calma, lasciateci un attimo di tempo per pensarci. No, anche perché già siamo in 5, che è abbastanza...
No, infatti dovremmo fare come facciamo con le one shot con i fan, nel senso due stanno fuori, due giocano e poi la prossima quei due che hanno giocato stanno fuori e gli altri due giocano. Però questo andrebbe a interferire con il normale svolgimento delle altre cose, quindi cosa facciamo, un secondo appuntamento? Come questa settimana. Infatti. Vediamo come va questa settimana per quanto riguarda sbatti, per farlo due volte a settimana, vediamo. Dobbiamo vedere, perché ragazzi, comunque già una volta a settimana, ripetiamo, metterci tutti insieme, trovarci tutti insieme non è facile. Ognuno comunque ha blindato da sei mesi a questa parte il proprio martedì sera. Sì. Non è poco, nel senso... È da settembre. A settembre è un anno. Cioè, comunque, allora, sei mesi. Ovviamente anche voi che ci seguite, chapeau. Perché continuate a seguirci, quindi ogni martedì ci seguite. Però ovviamente voi potete decidere di non seguire, mentre noi, anche malati, non malati... Cioè, siamo arrivati a far la gara a chi non viene scelto per le one shot, perché così abbiamo un martedì di libertà. Esatto. E io non sono ancora riuscito ad averne uno. È vero, è che tu sei master, ce l'hai in culo pesanti. Comunque ragazzi, ovviamente ci stiamo organizzando una volta, spero che Vampire vi stia piacendo, adesso finalmente non si entra nel vivo, perché iniziano le botte, sangue, violenza, oltre che le indagini violente, e niente, io direi di fare i saluti ragazzi, quindi lascio la parola a 108. Signori, io come sempre... vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo domani la one shot alle 8:30, per i one shottari 7:30 su Skype, perché se no non si muovemo più. E quindi 8:30 questo canale, giocheremo a Sine Requiem, ormai si è capito. Se avessimo io Toby come personaggio, come ospite speciale... ragazzi, ma anche se io Toby gioca di ruolo, quindi... ci posso gioca di ruolo, ci posso parlare perché è nella nostra partnership, quindi vai. Contatti, ecco, questa qua è una giocata di contatti, ragazzi. Edo chiamerà il proprietario del Tom Zauder, che gli passerà il numero di io Toby, e quindi ha fatto tipo un tiro su di 10. Oh mio Dio. Però purtroppo so che comunque lavora tanto quel ragazzo lì, poverino, quindi vedremo se riesce ad avere un momento di libertà. Per il resto, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, ringrazio Luca Bellini per aver condotto questo macello, ringrazio Rob per aver tenuto insieme il gruppo, ringrazio Rexen per aver parlato poco perché ha il mal di gola, ringrazio Tia per non essersi arrabbiato perché io ho impiantato un'ossessione per un anno, non volevo, io puntavo a 3 mesi, però va bene... Quando allora, non controlli i poteri, signori, noi siamo i Dice Games Italia. Lunga notte a tutti. Demenza 2 a tutti. Ossessione per Dice Games Italia. Perdete, impazzite. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi.